Allora, cari amici, sabato piove, almeno piove tra Milano e Varese. Stiamo andando a cercare di mettere in ordine un po' di carte, perché domani si vota e noi quel voto che voi ci darete lo dobbiamo difendere nella fase di spoglio, perché io sono sicuro che qualcuno non ha interesse a che Italexit entri nel Parlamento. Siamo stati troppo rigidi in questa campagna elettorale, abbiamo usato le parole più cattive, ma anche più vere, nei confronti di chi sta facendo di tutto per svenderci. Non siamo stati teneri nei confronti di Draghi, non siamo stati teneri nemmeno nei confronti del Presidente della Repubblica, perché se qualcuno ha, rivestendo incarichi istituzionali, delle responsabilità, e non fa capire con chiarezza di stare dalla parte dei cittadini, e noi lo diciamo perché abbiamo questo brutto vizio, però sappiamo anche che rischiamo di pagarla dopo, e la pagheremo quando nella fase di spoglio cercheranno in tutti i modi di farci sparire dei voti che voi ci darete. Quindi io sono certo che quei voti ce li darete in grande numero. Secondo me saremo ben oltre la soglia di sbarramento, però appunto adesso dobbiamo lavorare per mettere a posto la macchina del controllo. Quindi stiamo parlando con i rappresentanti di lista, stiamo mettendo a posto le carte, no? E insomma, quelle che io ho definito le sentinelle del voto si stanno preparando tra oggi e domani a difendere la nostra scelta, per difendere la nostra vendetta democratica. Sì, perché noi vogliamo la vendetta democratica, vogliamo la vendetta contro chi ha tradito questo paese, contro chi non ha il coraggio di dire alla signora von der Leyen che non si deve permettere di minacciare il voto degli italiani, il libero voto degli italiani. E se gli italiani diranno cose radicali, beh, l'Europa non può pensare di azionare chissà quali leve, chissà quali manovre. La frase della von der Leyen è la frase del pilota automatico di Draghi, e infatti Draghi lo disse quando era a capo della Banca Centrale Europea. Ovviamente il capo dello Stato è rimasto zitto, non ha detto nulla, perché il capo dello Stato è parte del progetto del pilota automatico. L'ho detto anche ieri dal palco, davanti ad una folla accorsa numerosa a Milano in piazza 24 Maggio. Quindi noi saremo quelli che romperemo le scatole fino all'ultimo, saremo quelli che vi invitano a pensare che se oggi non andate a votare, domani non avrete più diritto a lamentarvi. Se oggi non andate a votare vuol dire che avete già deciso di far giocare la partita agli altri. E chi pensa di non andare a votare perché così fa un dispetto a qualcuno, allora non avete capito. Se non andare a votare servisse a qualcosa, allora pensiamoci. Ma se questi hanno deciso che vogliono azionare il pilota automatico, allora tutti noi dobbiamo andare a votare, proprio per fare capire che la democrazia è più forte del pilota automatico. Quindi chi non va a votare, di fatto, sta creando i presupposti per il pilota automatico. Perché vuol dire che il messaggio è chiaro, gli italiani sono rassegnati, gli italiani si sono arresi. E invece io penso che gli italiani non si arrendono, non è nelle nostre corde arrendersi. E allora andiamo a votare domani, andiamo a fare vedere che gli scombiniamo tutti i piani. Facciamo in modo che domani quell'affluenza, quel dato di affluenza si gonfi e loro che non si aspettavano questo dato comincino ad avere paura. E poi noi, nella fase di spoglio, andremo a fare da sentinelle del vostro voto. Questo è sicuro. Un'altra cosa. Domani, mentre andate a votare, o prima di andare a votare, guardate la bolletta. L'ultima bolletta che vi è rimasta. L'ultima bolletta che vi è arrivata. Magari guardate anche gli avvisi che vi arrivano da Agenzia delle Entrate. Guardate che cosa vi dice il vostro commercialista. Ecco, se sulla base di tutte queste
informazioni sulla base di tutte queste bollette, di lettere, di indicatori della vita reale. Pensate che quelli che erano bravi hanno lavorato per gli italiani, allora buttate tutti quelli che hanno sostenuto Draghi. Ma se le bollette, se le cartelle esattoriali, se le paure che ci stanno un po' angosciando sono paure vere, allora abbiamo la possibilità di compiere una rivoluzione con una croce. Votate Italexit, basta soltanto la croce sul simbolo, non fate altro. Rendiamo l'operazione più semplice possibile, mettiamo una croce su Italexit e per dire che noi non dimentichiamo. Questo basta, ok? Grazie a tutti voi. Stasera vi vorrò dire una cosa un po' particolare. È una cosa che riguarda il piano Colao, però faremo una diretta stasera. Ciao a tutti.